Fortunatamente il 2011 è stato un anno di grazie per il melanoma. Perché? Perché prima del 2011 avevamo pochissimi farmaci, pochi chemioterapici e si ragionava in termini di mesi per quanto riguarda la sopravvivenza dei pazienti con melanoma. Oggi abbiamo due importanti novità che sono l'ipilimumab e il bemurafenib che hanno rivoluzionato il trattamento dei pazienti con melanoma. Il bemurafenib, per esempio, ha raddoppiato la mediana di sopravvivenza, prima questa era di circa 6 mesi, 6,2 mesi, adesso è di oltre 13 mesi, per l'esattezza 13,6 mesi. Non solo, ma c'è anche una coda molto importante di pazienti che ha una sopravvivenza a 2-3 anni con un trattamento continuo con bemurafenib. Questi sono dei risultati eccezionali, tra l'altro l'eccezionalità sta nel fatto che possiamo parlare in questo caso di terapia personalizzata del paziente con melanoma. Perché? Perché questo è un farmaco che funziona non in tutti i pazienti che hanno un melanoma, funziona in quei pazienti che hanno una mutazione specifica che è la mutazione del gene BRAF. Che cos'è questo gene BRAF e la proteina BRAF? Immaginiamo un circuito elettrico che dà un segnale importante per la proliferazione cellulare, immaginiamo che in questo circuito elettrico ci sono quattro interruttori a cui possiamo dare un nome, RAS, BRAF, MEK ed ERK. BRAF, nella metà dei pazienti con melanoma, ha una mutazione che fa sì che questo interruttore rimanga sempre acceso e quindi c'è un segnale perenne di proliferazione. Il bemurafenib è in grado di spegnere questo interruttore e dare un beneficio immediato per il paziente. Un beneficio talmente immediato che noi parliamo di effetto Lazzaro, questo per rendere l'idea dell'impatto immediato che ha sul paziente e sul beneficio del paziente. È un farmaco anche che è ben tollerato, che quindi non comporta problemi nel trattamento e per cui rappresenta una validissima opportunità per i pazienti.